La Cappella Paolina è la cappella Parva del Pontefice, destinata all'esposizione del Santissimo Sacramento e non è accessibile al pubblico. La costruzione fu voluta da Papa Paolo III Farnese, che era salito sul trono di San Pietro nel 1534. Si accede alla Paolina dalla Sala Regia, ma un privilegio che hanno in pochissimi. Il progetto della Paolina fu affidato da Antonio San Gallo il Giovane, che Papa precedentemente aveva nominato architetto di tutte le fabbriche pontificie. La costruzione vera e propria fu avviata nel 1537 e ultimata nel 1540. Fino al 1670 la cappella veniva adoperata largamente durante il conclave. Proprio lì i cardinali si riunivano prima di eleggere il pontefice per raccogliere i voti. Nell'autunno del 1542 anch'io cominciai a lavorare all'interno della cappella. Ero assai là con gli anni, il mio procedere era assai più lento rispetto a quello che avevo durante gli affreschi del Giudizio Universale. Mi pesavano gli anni che avevo sulle spalle e gli acciacchi. I calcoli renali poi non mi lasciavano tregua. Nel 1544 dovetti pure interrompere i lavori a lungo per curarmi, altrimenti non ce l'avrei fatta di sicuro andare avanti con altri anni. Da vivere. Prima affrescai la conversione di Saulo e poi misi mano alla crocifissione di San Pietro. Nella crocifissione i lavori andavano ancora più a rilento. Papa Paolo III non riuscì nemmeno a vedere l'opera conclusa perché morì pochi mesi prima di inaugurarla.